Vedrà la luce a breve il monumento dedicato alle 29 vittime della valanga di Rigopiano. Nel quarto anniversario della tragedia, una delegazione del Comitato delle Vittime ha incontrato presso la sala consiliare del Comune il sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, che ha illustrato il nuovo progetto, dove saranno posti 29 cubi e una Madonna donati dalla comunità di Orosei. Inoltre, il primo cittadino, durante l'incontro, ha proposto al Comitato la possibilità di intitolare alle 29 vittime la nuova piazza di Farindola. Abbiamo cercato di eliminare tutte le problematiche burocratiche amministrative che hanno seguito l'iter di realizzazione del Giardino della Memoria, quindi ho proposto al Comitato una delocalizzazione che chiaramente resta nel simbolo della memoria, ma che chiaramente vada a prevenire anche ogni tipo di rischio dal punto di vista delle valanghe, quindi acquisendo tutti i pareri dal Coreneva, dalla soprintendenza e dal parco, e in sinergia con la provincia di Pescara andremo a realizzare a primavera quest'opera. Ecco, sindaco, lei durante l'incontro ha proposto anche di intitolare la nuova piazza che sorgerà nei pressi del municipio proprio alle 29 vittime di Rigopiano. Come è stata presa questa dalla delegazione? C'è stato entusiasmo all'idea perché è una delle piazze simbolo della rinascita della nostra comunità ed è giusto una piazza che vado a completare tutta la storia di Farindola, contempli anche il ricordo delle vittime. Ecco, una piazza e un giorno, siamo a 4 anni che non potrà essere dimenticato così facilmente, soprattutto dalla comunità. La ferita è ancora aperta e non, il tempo purtroppo non va a lenire questo dolore. Soddisfazione dopo l'incontro traspare dalle parole di Nicola Colangeli, che nella tragedia ha perso la figlia Marinella, estetista del Centro Benessere. Rigopiano diventerà un centro di preghiera perché non pensiamo che per il turismo ci sta pure sulla preghiera, perché io vado tutti i giorni su e vedo che vengono da San Gabriele, passano a Castello e poi vengono a fare una preghiera, a portare un fiore sui nostri cari. E penso che facendo questo giardino della memoria possiamo dire grazie pure all'amministrazione, a tutti coloro che ci daranno una mano, alla provincia, all'ente parco, a tutti quanti. Speriamo che al più presto possibile, a primavera, vediamo questo giardino della memoria dove possiamo depositare un fiore e fare una preghiera.